Ragazzi, bentornati finalmente in questo nuovissimo video del canale. Oggi torniamo con un video molto molto particolare perché voglio farvi vedere una particolare applicazione nei giochi di quarta generazione. Perché sì, i giochi Pokémon sono belli anche per questo, per i segreti e per i malfunzionamenti che nascondono. Alcuni veramente molto bizzarri, come quello che vi farò vedere quest'oggi, protagonisti i giochi di quarta generazione. Quindi, dai giochi di Sinnoh, Diamante, Perle e Platino, fino a Heart Gold e Soul Silver inclusi. Questo malfunzionamento, ragazzi, è molto strano, molto difficile da spiegare, sinceramente, perché ci sono dietro numeri e cose del genere, ma ci permetterà in qualche modo di ottenere Pokémon cromatici con un'altissima possibilità, circa il 20%, una cosa incredibile rispetto alle possibilità che c'erano nei vecchi giochi Pokémon. Quindi mi raccomando, dopo aver visto il video, armatevi di massimo supporto qui sotto con un bel like per supportare e distruggere mi piace a questo video, un commento con la vostra opinione se avete mai sentito o utilizzato questo particolare glitch, chiamiamolo così, un passaggio al canale Viola e perché no anche un bel follow su Instagram. Quindi ragazzi, non perdiamo ulteriore tempo perché immagino siate curiosi, partiamo immediatamente con questo nuovo video riguardante il Cute Charm Glitch della quarta generazione. Beh, alla fine dell'intro avete capito di cosa parlerà questo video, del Cute Charm Glitch, il glitch dell'abilità Pokémon incantevole in italiano. Beh, ragazzi, questo è un glitch veramente molto particolare presente in quarta generazione che ci permetterà di incontrare Pokémon molto rari, Pokémon cromatici, anche con le abilità che noi vogliamo, quindi dei Pokémon particolari tramite un particolare malfunzionamento dei codici di gioco. Non nego che questo glitch è veramente molto complicato da spiegare, perché ci sono diverse cose che riguardano numeri, codici e cose del genere, che però non voglio mettere nel video perché andrebbero a appesantire il tutto. Vi basti sapere che in breve questo glitch funziona se al primo posto abbiamo un Pokémon con l'abilità incantevole, quindi ce ne sono tanti, Clefairy, Jigglypuff e via dicendo, con l'abilità incantevole al primo posto del team, e tramite alcune combinazioni di alcuni codici allenatore sarà possibile appunto aumentare la possibilità di incontrare Pokémon cromatici fino addirittura al 21%. Quali sono però questi codici che andranno combinati? Beh, ogni allenatore ha due codici, ragazzi: il Trainer ID, detto anche TID, ma anche il Secret ID, detto anche SID. Quindi, appunto, attraverso combinazioni particolari di questi due codici, ovvero il Trainer ID e il Secret ID, con al primo posto nel team un Pokémon con incantevole, andremo a vedere alcune cose veramente assurde per i Pokémon cromatici in quarta generazione. Devo dire però che questo glitch è veramente molto molto al limite della legalità, anche perché normalmente i Pokémon Shiny in quarta generazione o più in generale nei giochi vecchi di Pokémon erano molto molto rari, addirittura 1 su 8.000 passa incontri casuali. Con questo glitch, che comunque sia è molto difficile che si avveri, beh, le cose possono cambiare. Ci sono comunque sia tre modi per attivare questo glitch. Il primo metodo è quello totalmente legale e totalmente casuale, ma anche molto difficile perché voi dovete cominciare una nuova partita e sperare di avere una combinazione di questi due codici che vi ho detto prima, ovvero il TID e il SID, utile a far funzionare questo glitch. Il secondo metodo invece è abbastanza legale, così così, e si tratta di manipolare i codici di gioco. C'è una tabella, insomma, che riporta i vari Pokémon ID, ebbene sì, c'è anche un terzo codice chiamato PID, con tutti i Pokémon ID che potete appunto ricevere, lo mettete in questo programma che vi genera una combinazione utile dei due codici che vi ho detto in precedenza, ovvero il Trainer ID e il Secret ID. È un metodo al limite della legalità, perché comunque sia manipolate in parte il codice, però è utile questo metodo per ottenere una giusta combinazione di questi codici allenatore. Il terzo metodo non ve lo sto neanche a dire, beh, è il metodo illegale, ovvero voi andate semplicemente a cambiare i vostri codici allenatori, i vostri Trainer ID e Secret ID, in modo che sia una buona combinazione utile a far scattare i glitch dell'incantevole. Dopo tutto questo calderone, quindi di dati, codici di gioco, trainer ID, manipolazioni e via dicendo, è tempo di darvi una dimostrazione pratica direttamente nei giochi di quarta generazione, che sia Heart Gold su Silver, ma anche Diamante, Perle e Platino. Quindi vi farò vedere come far spuntare Pokémon cromatici come funghi tramite incantevole e una combinazione giusta di codici allenatore. Siamo finalmente arrivati quindi su Pokémon Heart Gold e su Silver, in questo caso abbiamo un Clefable. In questo caso un Pokémon che dispone normalmente delle abilità incantevoli, faccio notare che è un Pokémon femmina. Con incantevole abbiamo la possibilità di incontrare con il 66% Pokémon del sesso opposto, quindi molto probabilmente in questo caso andremo a incontrare i Pokémon cromatici di sesso maschile. Come vi dico, la possibilità comunque sia molto alta di incontrare Pokémon cromatici. Normalmente sarebbe 1 su 8.000, in questo caso il 20%, quindi magari 1 su 32, 1 su 30, quindi una possibilità molto molto alta di incontrare Pokémon cromatici. Per esempio, io sono andato nell'erba alta e subito ho
incontrato un point a shiny. Non c'è nessun cheat, nessun hack, semplicemente i codici allenatore combaciano. Abbiamo un Pokémon con incantevole al primo posto, quindi abbiamo incontrato un point a, se avete visto, appunto, maschio cromatico, quindi nell'erba alta saranno veramente molto molto frequenti. Non sempre, perché adesso abbiamo incontrato un point normale, però avete visto prima che il primo incontro è già stato un Pokémon cromatico, una cosa che normalmente non potrebbe assolutamente accadere. Ovviamente non ve lo sto neanche a dire, ma questo glitch funziona solamente con Pokémon che hanno un sesso, quindi magari Pokémon come Voltorb o come Magnemite non potranno usufruire minimamente di questo glitch, solamente Pokémon che hanno un sesso. Molto probabilmente, come vi ho detto, troveremo Pokémon di sesso opposto rispetto al Pokémon che utilizziamo con incantevole. In questo caso abbiamo un Clefable femmina, molto probabilmente troveremo Pokémon maschi, anche se in questo momento mi è uscito per esempio un Golbat femmina. Abbiamo visto quindi quanti bei Pokémon si possono trovare cromatici così, solamente andando all'erba alta e provando alcune volte a incontrare un Pokémon casuale. Ovviamente questo glitch, ragazzi, questo malfunzionamento è proprio al limite, perché si perde ovviamente un po' il bello di trovare i Pokémon cromatici nei vecchi giochi, che erano veramente molto rari, e tutto ciò si perde un po'. Detto questo, è un glitch molto raro, infatti è difficile che trovate una combinazione di codici giusta per far funzionare tutto ciò, perciò nulla di cui preoccuparsi. È molto molto rara questa cosa, e se non tramite manipolazioni è difficile, difficilissimo che avvenga. Detto questo, resta una cosa veramente affascinante di cui parlare. Mi piacciono un sacco questi segreti, questi glitch nascosti in giochi Pokémon. Un glitch comunque sia complicato, spero di averlo spiegato al meglio, perché quando ci sono in mezzo codici, dati e cose del genere non è mai facile, però le cose fondamentali sicuramente ve le ho dette. Lo spero veramente, più che altro, se no, please, non linciate. Fatemi per favore. Quindi ragazzi, detto questo, fatemi sapere la vostra qui sotto con un bel commento. Sapevate dell'esistenza di questo glitch in quarta generazione oppure no? L'avete mai provato? In caso, fatemelo sapere qui sotto con un bel commento e mi raccomando anche un bel like per supportare il video e farlo esplodere letteralmente su YouTube. Per oggi quindi possiamo dire che dal buon Rocket dei Pokémon cromacci è davvero tutto. Come sempre vi auguro una buona giornata e un buon pomeriggio, e ovviamente, come sempre, bye bye!